Sì, diciamo che oggi è importante vincere, non è stata una delle nostre migliori partite, abbiamo fatto tanti errori tecnici, anche abbiamo sbagliato tante ripartenze nel primo tempo, poi, però l'importante era vincere oggi, fare punti, visto che venivamo da due partite comunque che avevamo fatto bene, però avevamo raccolto poco, ecco. Dal punto di vista psicologico, avete sentito che questo momento qua, le difficoltà iniziali della gara, sono dovute a quello anche? No, no, perché comunque siamo andati in campo, sapevamo che dovevamo vincere, e non abbiamo subito sotto l'aspetto psicologico, ecco. Abbiamo spinto, abbiamo sbagliato qualcosina, però l'importante, come ho detto prima, era portare a casa il risultato. Per quanto riguarda invece la tua prestazione, un primo tempo magari sottotono, ma come tutta la squadra, no? Ci sono stati qualche errore, poi il secondo tempo sei salito in cattedra perché insomma con Casella hai composto davvero un centrocampo, fatto un centrocampo tecnico, hai gestito il pallone, come ti sei trovato e come ti trovi in generale a giocare con Casella? Perché siete due giocatori che hanno un po' le stesse caratteristiche, sì, molto, molto simili. Innanzitutto mi trovo bene. Sì, il primo tempo non l'ho fatto benissimo, il secondo tempo c'erano un po' più spazi, quindi sono riuscito a trovare un po' il mio posto in campo, ecco. Con Casella mi trovo bene, insomma, non c'è nessun problema. Io all'occorrenza gioco un po' più a sinistra e nel campo poi qualche volta ci alterniamo, quindi non c'è problema. Andrea, è possibile che abbiate pagato lo sforzo incrementale per Trento? Cioè quello 0-0 a Trento là dove meritavate di vincere, vi ha un po' tolto, non dico convinzione, però un po' di verve, un po' di determinazione. Ah, non penso perché comunque poi qui in casa con il Delta penso che abbiamo fatto uno dei secondi migliori tempi della stagione, abbiamo creato tantissimo, anche il primo tempo abbiamo sbagliato tanto, lo stesso domenica contro il 21 abbiamo sbagliato tanti gol, secondo me è un periodo che ci è girato male e se non porti a casa punti, se vuoi vincere la paghi, ecco. Prossime partite, prossime sfide, cosa ti aspetti dalla squadra e magari che tipo di interpretazione del gioco ti aspetti? Domenica abbiamo una partita importante, adesso abbiamo 2 settimane che possiamo preparare bene la partita visto che non avremo turni infrasettimanali e sicuramente domenica il derby è importante, so che la società ci tiene, ci teniamo anche noi a fare bene anche perché comunque le squadre sotto stanno facendo punti e noi non vogliamo mollare, anzi cerchiamo di guardare avanti. E proprio nell'ottica di Salernitana hai un messaggio per i tifosi della Mazzanese e del Salernitana, chiaramente. Per i nostri tifosi cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto e speriamo bene. Del Salernitana non parli. No, del Salernitana.